Quanto pesa questo tema del ritorno dei foreign fighters? Pesa notevolmente. Pesa notevolmente perché noi parliamo di numeri molto importanti. L'Italia ha numeri per fortuna più contenuti, parliamo poco più di 100-130 persone, alcune delle quali solo 6-7, sì, insomma, alcune delle sono quali sono già sopravvissuti, decedute, alcuni sì. Sono, ecco, insomma, abbiamo un quadro relativamente, non sono i 2.500-3.000 esatto, del Belgio, esatto, tanto per fare un paragone, ecco, non sono un quadro meno complicato di altri paesi europei. Questo deriva anche dal fatto che noi abbiamo una immigrazione relativamente recente. Abbiamo anche il fatto che probabilmente quasi in maniera spontanea abbiamo affrontato il tema migratorio verso il nostro paese, non portando a scelte che costruissero quartieri, città, in qualche modo ghetto. Tuttavia, il tema di coloro che ritorneranno, noi dobbiamo capire chi sono quelli che tornano e sono quelli che sono stati in battaglia. Sono stati quelli che abbiamo visto magari in qualche immagine tagliare teste. Sono quelli che abbiamo visto magari avere qualche bambino e incominciare ad addestrare il bambino per vedere di utilizzare quel bambino per fare qualche esecuzione sommaria. La cosa che più mi ha inquietato è vedere che a un certo punto in Italia, in una nostra regione del sud, in Puglia, c'era un imam, c'era qualcuno che predicava e chiamava questi bambini, questi giovanissimi immigrati di seconda generazione, italiani a tutti gli effetti, figli di immigrati, e gli spiegava che bisognava odiare l'Italia, odiare l'Occidente, che bisognava prepararsi a trasferire quell'odio in fatti concreti. Eravamo in Italia. Sembrava di stare, guardando le immagini e ascoltando le parole, in un quartiere di Raqqa. Visto che diciamo le proporzioni che ci riguardano direttamente sul ritorno dei foreign fighters sono abbastanza circoscritte, non lo sono per quanto riguarda i paesi che sono dall'altra parte delle nostre coste. Come ci stiamo preoccupando di quello che accade lì di fronte? Se avessimo fatto questa intervista 10 mesi fa, io sarei stato molto più netto nell'escludere la possibilità che i foreign fighters potessero ritornare nei paesi di provenienza, e in questo caso il Nord Africa o l'Europa, attraverso i flussi migratori. I foreign fighters costituivano un assetto nobile di Islamic State, in qualche modo una sorta di forze speciali, ed è evidente che neanche Islamic State avrebbe in alcun modo rischiato assetti nobili attraverso quello che c'è di più difficile, di più complesso e insieme di più vago, come quello che sono i flussi migratori. Io l'avrei escluso. Adesso non stiamo parlando più di assetti nobili, stiamo parlando di una sconfitta militare, stiamo parlando di una ritirata che non è strategica, è una fuga individuale. E quando c'è la fuga individuale, uno cerca di trovare la via che gli appare più aperta, quella più semplice da gestire, ed è quella naturalmente dei flussi migratori. Soltanto qualche mese fa c'era Sirte, che era la vecchia nuova capitale della Libia, che era in mano ad Islamic State. Senta, è una sciocchezza, un azzardo sostenere, come fa qualcuno, che il nostro paese sia stato risparmiato, marginalizzato rispetto al terrorismo in virtù del fatto che era la porta aperta nei confronti verso l'Europa per i migranti? Sinceramente mi sembra una spiegazione non fondata. Io penso invece che uno degli elementi che abbia permesso al nostro paese di reggere la sfida del terrorismo internazionale sia stata un po' la storia del nostro paese, dell'Italia. Vede, noi siamo l'unico paese al mondo, noi ci dimentichiamo spesso della nostra storia, ma siamo l'unico paese al mondo che ha vinto contemporaneamente due sfide, una di un terrorismo interno, senza scendere a patti politici con il terrorismo interno, e quella del terrorismo mafioso. Due sfide da far tremare le vene ai polsi, noi li abbiamo sconfitti. E quel terrorismo interno non c'è più,
Tutto questo è straordinariamente importante perché, vede, Islamic State cosa vuole colpire? Cosa vuole rendere evidente quando fa l'attacco terroristico? Vuole che si risponda alla stessa maniera. Vuole cioè che non ci sia alcuna differenza tra Raqqa amministrata da loro, con le frustate, con gli stupri collettivi, con i bambini addestrati, con i bambini addestrati a fare le esecuzioni, con il resto del mondo. Perché appunto si sceglie di scendere sullo stesso campo, di scegliere lo stesso terreno di lotta, occhio per occhio, dente per dente. Una democrazia non risponde mai, occhio per occhio, dente per dente. La forza della democrazia è di rispondere con le armi della legalità, con la uso un termine volutamente impegnativo, con la forza della legalità.